Ecco, col direttore sportivo dell'Arzanese Pasquale Costagliola. Direttore, domani c'è Arzanese-Sorrento, un derby da vincere a tutti i costi. Ma sicuramente sì, perché ormai siamo alla stretta, ho detto già altre volte, non bisogna sbagliare, bisogna essere attenti in tutte le zone del campo, perché domani veramente è una partita laddove ci giochiamo veramente una bella possibilità. Domani a tutti i costi dovrà essere una vittoria, non so come, ma bisogna vincere. Ecco, una vittoria importantissima che ha bisogno di tutte le componenti, staff, allenatore, giocatori, dirigenti e anche tifosi. Ma sicuramente i tifosi è la cosa principale, perché io l'ho sempre detto, i tifosi sono il dodicesimo uomo in campo, l'ho sempre detto, e se ad Arzano si è fatto qualcosa di buono anche negli anni addietro, si è fatto sempre con la partecipazione loro, anzi colgo l'occasione per dire che la tifoseria arzanese, gli ultras arzanese e tutta la città di Arzano sono persone che voglio bene, una tifoseria che stimo, anzi colgo l'occasione, lo ripeto, che domenica c'è stato qualche, se così si può dire, incomprensione, magari qualche scatto da parte mia, chiedo umilmente scusa agli ultras, alla tifoseria, a tutti, perché sicuramente quello che io ho fatto non andava fatto, questo ho l'umiltà di dirlo, però in un momento così brutto, se così si può dire, sai, si diceva 2-0, arrivando al pareggio all'ultimo istante, mi sono sentito un po' cadere il mondo addosso e chiaramente il nervosismo, l'adrenalina stava al di là del sottoscritto, e sicuramente in quei momenti magari si può dire qualche cosa di sbagliato, sicuramente l'ho detto qualche cosa di sbagliato, ripeto, chiedo umilmente scusa alla tifoseria arzanese, agli ultras arzanese, ma l'appello che voglio fare, voglio dire che noi abbiamo bisogno proprio di loro, cioè di tutti i tifosi ne abbiamo bisogno, perché la salvezza può arrivare solo attraverso loro, perché loro sono il dodicesimo uomo in campo, e per noi, per un giocatore, per la società, avere loro al nostro fianco significa portare la salvezza all'Arzanese. Non stando loro sicuramente saremmo già sconfitti, l'Arzanese già starebbe perdendo 1-0. Perciò io colgo l'occasione per fare l'appello di venire in massa al campo e di fare gruppo tutti quanti noi, magari di arrivare a giugno e poi di festeggiare tutti quanti assieme come già abbiamo festeggiato negli anni addietro. Cerchiamo di fare questa impresa tutti quanti, perché questa impresa veramente si può fare solo se siamo uniti tutti quanti, cioè vale a dire società, addetti ai lavori, giocatori, stampa, tifosi, tutti, non dobbiamo mancare nessuno, ognuno di noi deve dare il giusto apporto a questa squadra. Perché noi ci crediamo, e direttore, come concludiamo sempre, forza arzanese. Ma sicuramente non solo forza arzanese, ma anche forza Arzano città e tifosi e tutti.